Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Usona Bar Calcio. Colgo questo momento di pioggia scrosciante per rimanere un attimo in macchina a fare due chiacchiere con voi. Va bene, permesso e concesso, grazie. Chi è che ha fatto due chiacchiere oggi? Anzi, ieri, Vincenzo Italiano, che a quanto pare prima dell'allenamento ha formato un capannello e ha fatto la sua ramanzina alla squadra, cercando di ritrovare, no, quell'entusiasmo che almeno contro il Bochum sembra essere andato scemato, sperando che il discorsetto di Vincenzo Italiano possa essere servito a qualche cosa. E io me lo auguro che abbia usato veramente un mentalismo di quello professionale, che abbia inculcato ai ragazzi le giuste convinzioni per cui seguire i suoi dettami tecnico-tattici, in attesa dunque di sapere gli effetti del discorsetto. Lo si fa noi adesso qua, un bel discorsetto. E andiamo a toccare parecchi argomenti, tra cui anche le parole di Daniele Carnasciali, che ho letto e adesso purtroppo non ho sotto mano, quindi dovrò andare a memoria, ma che voglio un attimo dibattere e discutere con voi, che mi fanno fare un'ulteriore riflessione. Poi parliamo di calciomercato in uscita e in entrata, parliamo un po' di tutto, perché ci sono delle novità. Per cui, prima di iniziare, iscrizione, condivisione, mi piacino, è permesso e concesso? Grazie. Allora, si inizia. Iniziamo partendo dalle uscite, no? Perché parliamo sempre delle entrate, poi come direbbe Benigni, le entrate e le uscite dipende da che parte. Da che parte appunto sei della porta, perché possono essere sia l'una che le altre. Detto questo, le uscite. Van Hooijdonk, a quanto pare, sta per accasarsi al Cesena in Serie B. Salutiamo Van Hooijdonk, che fu una presa che si è rivelata essere una sciacquetta, visto, uno sciacquone. No, dai, scherzi a parte, gran bravo ragazzo Van Hooijdonk, gli auguriamo ogni meglio, come non mi ricordo se l'abbiamo mai detto, ma auguriamo ogni meglio ovviamente anche allo svincolato Adama Assomauro, che comunque nel Bologna ha fatto sempre il suo. Quindi gran bravissimo ragazzo Adama Assomauro, che ringraziamo sommamente. Detto questo, Ilic, altro giocatore che è in attesa di conoscere la squadra che lo andrà a prelevare in prestito, e poi speriamo faccia bene per poi potercene sbarazzare, come fu per Sosa, che io li vedo delle similitudini tra Ilic e Sosa, due prese che non si sono rivelate all'altezza, perché Ilic, da quello che si è visto, per carità, sarà precampionato amichevoli, Sosa, ma è stato talmente brat che qualche domanda c'è da farsela. E poi Bonifazi, lo sappiamo, sarà una cessione del 31 agosto per vedere quale delle squadre sarà più disperata nella ricerca di un difensore centrale, ma sicuramente uscirà. Detto questo, c'è da registrare, chiamiamola grana, la vogliamo chiamare grana, la vogliamo chiamare spizzata, la vogliamo chiamare opportunità, chiamiamola come vogliamo, usiamo il termine opportunità, se vogliamo, anche se io mi tocco un po' i maroni, visto e considerato quanto sto per dirvi. È Lucumi, tramite il suo entourage, ma comunque anche lui, forse anche tramite se stesso, perché non lo nascose in Coppa America, dove vi ha giocato e vi si è anche fatto male, motivo per cui nei giorni scorsi è rientrato prima in quel di Bologna per sottoporsi alle visite mediche, dove fortunatamente, sì, è infortunato e probabilmente è in grosso dubbio per la prima di campionato, ma abbiamo scongiurato mali peggiori. Però qual è il sentimento di Lucumi, soprattutto nella testa? È un giocatore che vedrebbe di alto grado la possibilità di andarsene. L'aveva detto un mese fa, l'ha ribadito in questi giorni. E quindi bisogna vedere che cosa il Bologna vorrà fare, bisogna vedere quanto sarà veemente la volontà di Lucumi di andarsene, anche quella del suo entourage di presentare eventualmente delle proposte concrete allettanti, anche se il Bologna ha già fatto sapere che non se ne parlerà, assolutamente no. Quindi vediamo se, almeno qua, il Bologna riuscirà a mantenere le proprie volontà, perché sappiamo in passato, no? Thiago Motta, Calafiori, su Zirkzee comunque c'era sempre la volontà, laddove ci fosse anche solo uno spillo, ok, da riuscire a far passare in un ago, di poterlo confermare, l'avremmo percorso. Non siamo riusciti, diciamo, in nessuno di questi, chissà, almeno in Lucumi, riuscire a trattenerlo. Bene, detto questo, visto che abbiamo parlato di giocatori che sono andati a giocare le coppe, parliamo anche delle Olimpiadi, dove c'è un Mirandi in grande spolvero che si giocherà la finale. Proprio in semifinale ha incontrato il Marocco di El Azouzi, dove gioca in difesa centrale l'El Azouzi, e su di cui, e su di lui, visto che parliamo di eventuali cessioni, c'è l'interessamento, no, si narra, del Feyenoord, che sarebbe disposto a mettere sul piatto un 10 milioni di euro. Ecco, io su quello, visto e considerato che sarà eventualmente trattativa, che prenderà piega solamente
finite le Olimpiadi, perché ci sarà il terzo o quarto posto, motivo per cui anche lui non le ha ancora finite, io nella Zuzzi a 10 milioni di euro ci penserei, e anche molto, perché io lo farei, nel senso, sono tanti soldi per lui e io coglierei la palla al balzo e andrei a cercare poi sul mercato qualcheduno di migliore, posto che Moro è sicuramente il centrocampista da vendere assolutissimamente. Su Eliazuzì io lotterei anche, ma se c'è una compagine che ti viene a offrire 10 milioni di euro, questa sì che è un'occasione, e le occasioni vanno prese, non altri tipi di occasioni spacciate per tali e robe varie. Comunque, discorso a parte, quindi anche centrocampo, secondo me, bisogna fare interventi. Ci serve un portaborracce, un recupera palloni, una lavatrice, e ci serve anche un giocatore, secondo me, invece, box to box, uno che sappia fare un po' tutto e anche che si trovi a suo agio in zona gol. Perché addirittura Ferguson sembra addirittura poter non rientrare nella lista Champions, il che vuol dire giocatore che non si sa se riuscirà a recuperare per fine ottobre, inizio novembre, come allora si era detto, giocatore che probabilmente con buona probabilità parte del campionato salterà, e allora non possiamo farci bastare il buon Fabian, anche se è da vedere Odgaard che tipo di ruolo potrà avere con Italiano, perché chissà che non possa andare anche a essere registrato come sottopunta, no? come trequartista all'evenienza, anche se poi bisogna vedere se riuscirà a fare i compiti eventualmente anche laddove necessario della mezzala. Io un altro giocatore box to box ci rifletterei. Ovviamente due giocatori, se dovessero uscire Moro e anche la Zuzzi, solamente il cosiddetto medianaccio porta borraccia, eventualmente laddove solo si parlasse di Moro. Detto questo, detto anche dei vari centrocampisti che il Bologna sta sondando e si dice su cui essere, ne diciamo qualcuno, Mandela Keita dell'Anversa, si è parlato di Tessman nuovamente, per cui fino a che non è sicuro che vada alla Fiorentina, il Bologna chissà mai non possa tornarci, si parla di Casadei, no, che è in uscita, Maresca al Chelsea non lo vuole, e si parla anche di, ovviamente, Torsverd del Sassuolo, che è, diciamo, secondo me, la presa sicura eventualmente dove il Bologna in ultimo si rivolgerà laddove non riuscirà in altre maniere. E quindi, detto anche i nomi del centrocampo, andiamo sulle dichiarazioni che vi avevo detto a inizio video di Daniele Carnasciali, ex giocatore del Bologna, se vi ricordate, annata 97-98, ebbene sì, carissimo, l'annata di Roberto Baggio, e poi qua ci offre l'assist per l'ultimo argomento del video. Ma che cosa ha detto Daniele Carnasciali? Che cosa ha detto? Questa sarebbe bella anche per me ricordarmelo, però insomma, in soldoni ha detto che per Italiano al Bologna sarà più difficile che per Palladino alla Fiorentina, perché Italiano al Bologna va in un Bologna, ha detto Carnasciali, dove giocava benissimo ed ha ottenuto la Champions League e quindi è chiamato a riconfermarsi, mentre Palladino alla Fiorentina è chiamato a ricostruire. Incredibile, ma ha detto queste cose che secondo me meritano un moto di riflessione, considerato che Thiago Motta è stato a Bologna 2 anni, seppur con 6, 7, 8 partiti in meno, ma da memoria mi pare 6 o 7, e invece Italiano è stato 3 anni Pini a Firenze. Nel primo anno, quando è arrivato Motta, escludendo dunque le prime partite che non sono state sue, se dovessimo frizzare dunque la prima stagione di Motta alle ultime 30 partite, il Bologna nelle ultime 30 partite, diretta.it, statistica alla mano perché me le ricordo, è sesto, ok? Sarebbe finito sesto, il che avrebbe voluto dire Europa League con il primo anno per intero di Thiago Motta, e il secondo anno di Thiago Motta è arrivato quinto, quindi ha fatto ancora meglio. Poi, se non ci fossero state quelle cose antipatiche della fine, chissà che non saremmo anche arrivati qua, questa cosa qua. Quindi ha fatto benissimo. Il cesto Italiano è arrivato in una Fiorentina dove il primo anno è arrivato settimo, secondo anno ottavo, terzo anno ottavo. Ha sì sempre ottenuto dei ragguardevoli posizionamenti nelle coppe, perché mi pare di ricordare che ha ottenuto una finale di Coppa Italia più 2 semifinali di Coppa Italia e 2 finali di Conference League. Però va anche detto, e qua bisogna essere completi nel fare disamine, che in campionato non è mai riuscito a dare quel quid in più che potesse far sperare la Fiorentina di poter ambire a di più dell'ottenimento della Conference League. Quindi una squadra che
guardava all'ultimo posto possibile per le coppe, cioè la conference. Non è mai riuscito a fare lo step, mettere quel qualcosa in più. È arrivato, ha subito fatto bene, perché qua bisogna darlo italiano, perché ha preso una Fiorentina veramente che era ai minimi termini. È arrivato, l'ha rivoltata, ha fatto bene, ma lì è rimasto, non è riuscito mai ad andare in su. Invece, insomma, sappiamo a Bologna, no, il predecessore di Vincenzo Italiano che cosa ha fatto. E dunque Carnasciale ha rilasciato queste dichiarazioni che meritano un moto di riflessione, perché la Firenze va ricostruito, mentre qua a Bologna bisogna confermarsi, posto che entrambe le formazioni stanno cambiando tanto e molto. Domanda per voi, se qualcuno ha delle risposte, sono le benvenute. Torniamo a Carnasciali, comunque stagione 97-98, perché è la stagione di un certo Roberto Baggio. Roberto Baggio era un attaccante, esatto, ed era un fenomeno, bravissimo. E non avevamo la Champions League all'epoca, ma avevamo la cosiddetta Coppa UEFA. Bene, annata di Renzo Ulivieri. Quest'anno, no, dovuto vendere ai noi Zirkzee, che se vogliamo poteva, ovviamente con le dovute distanze, e forse dico anche blasfemia lo stesso, poteva ricordare il talento alla lontana, no, di un certo Roberto Baggio. Oggi, venduto, dovuto vendere Zirkzee, io pensavo, e lo sapete perché l'ho raccontato allo sfinimento su questo canale, il Bologna, a mio modo di vedere, anche cavalcando le parole che disse Gasperini in tempi non sospetti, una società fa il salto di qualità quando in attacco e nella tre quarti, cioè nelle posizioni di attacco, ha dei giocatori di grande qualità. Allora, considerato che il Bologna ha preso la Champions League dopo 60 anni, io, perdonatemi, se mi incazzo quando dico di mi aspettavo un giocatore diverso rispetto a Dall'Inga, che siamo comunque andati a prendere, un giocatore di 24 anni, quindi giovane, che in Serie A non ha mai giocato e quindi di gol ne ha fatti zero. Avevamo già Castro, zero in Italia ovviamente perché non avendo mai giocato, ok, cerchiamo di capirsi, meno male per fortuna. Quando avevamo Castro, che in Italia ne ha fatto uno ed è giovane e anche più di lui, perché mi pare abbia 20 anni, quest'anno ne farà 20, allora io mi chiedo, ma era proprio necessario andare a prendere Dall'Inga spendendo 15 più 3, 18 totali, quando avevi comunque già Castro che era sui generis e abbiamo come terza opzione Odgaard? Gioco forse è ovvio che andrà presa una quarta opzione, adesso lì gli spero sia un'opzione più veterana, ok? Perché altrimenti non vedo come possa essere un Oscarsson, ecco, sarebbe quasi ridicolo. Quindi è ovvio che sarà un'opzione veterana di fine mercato, perché qualche colpo Sartori ce l'ha in canna di sicuro, e parliamo, secondo me, più andremo sul finire di colpi esperti, perché questo Bologna ha bisogno tremendamente di qualche punto esperienza che giochi in rosa, perché non possiamo dire abbiamo Likoyannis e De Silvestri, perché sono delle pedine più da spogliatoio che di campo. Ecco, perdonatemi nel dire, secondo me in attacco aver preso Dall'Inga si può rivelare essere un grave errore. Io lo dico qua, lo dico, non che Dall'Inga non diverrà, attenzione, cercate anche qua di capire, non sto bollando senza neanche vedere Dall'Inga come bidone, sto dicendo che secondo me, così a livello teorico, è un errore aver preso Dall'Inga per le ragioni che ci siamo dette. Che poi Dall'Inga diverrà da qui a 3 anni il nuovo Huntelaar, diciamo Van Persie che mi stuzzica di più, io me lo auguro e me lo auspico. Ma riuscirà Dall'Inga, che è la stessa cosa che chiediamo a Castro, cioè alla prima annata da semi-titolare in Serie A, perché si staffetteranno tantissimo come hanno fatto poi Beltranzola, prima Cabal, Jovic, e poi alla fine Italiano non ha mai trovato la quadra in attacco, io temo tanto che possa accadere anche qua a Bologna. Allora io mi chiedo, visto che avevamo già Castro, era proprio necessario andare a prendere anche sui generis un Dall'Inga? Ai posteri, anche qua, l'hard sentenza. Quindi avete due tipi di domande da rispondere, ok? Fatemi sapere anche qua. Poi noi comunque ci torneremo su determinati argomenti. Fatemi sapere eventualmente quali altri argomenti volete che si possano trattare. Se avete delle domande per la rubrica della domenica, il dottore all'angolo, fate le domande, due punti. Per il resto, io adesso mi taccio perché sto grondando di sudore. Campanaccio pastorale a Mark Mand, sempre attivo, e noi ci si sente alle prossime. Chiacchiera da Barbo Sorbolina. Ha finito anche di piovere, posso uscire dalla macchina. Yahoo!